Buonasera Padrino, sono Paolo Vinci di 7 Gold. Io le vorrei fare una domanda che ha a che fare non solo con la partita, lascio ai colleghi più esperti di me magari a vedere questo più vicino a Lecce, però noi ci chiediamo se effettivamente il Lecce, per organico che ha, per struttura societaria in questo momento solida che ha fatto degli investimenti importanti, per un pubblico abbastanza forte, se il suo allenatore, cioè lei, è consapevole che non può proprio quest'anno fallire, non può non andare direttamente in Serie B. L'idea è quella di, da questa domanda devo dedurre che evidentemente lei non ha partecipato alle conferenze o alla presentazione della società, del sottoscritto, del suo staff e soprattutto della progettualità della società stessa rispetto alla vittoria finale. Quindi glielo spiego dall'inizio, visto che non lo sa. Se mi fa questa domanda, lei vuol dire che non sa. La nostra... no, le sto dicendo. Lei mi ha chiesto se io sono consapevole, è già questo... l'Italia, mi fa piacere. Pensavo il mondo. Ci siamo fermati all'Italia, va bene. Ma... sì, ma è il ruolo che ce lo impone. Perché siamo sempre noi i capi espiatori da che mondo, da quando esiste il calcio. Tutti gli altri invece sono, diciamo, esentati da tale obiettivo. Ma comunque, lo so, non avrei allenato, non avrei accettato Lecce. Per me accettare Lecce o altre società o altre città che lottano per questo traguardo è evidente che in qualche maniera devi giocare per vincere. È fuori discussione, però è anche vero che la garanzia non la può dare la società e non la possono dare i calciatori, non la può dare l'allenatore. Sono tutte le componenti, nel momento in cui si incastrano nella giusta maniera, il risultato finale potrebbe essere la vittoria del campionato. Comunque ne sono consapevole. Mister, allora, mi sembra alla fine un risultato giusto, anche se un po' avete temuto per delle disattenzioni, no? Perché diciamo le azioni più importanti del Siracusa sono nate da un paio di disattenzioni. Sì, loro sono partiti con qualche situazione favorevole e noi un po' meno. Non abbiamo, in alcune situazioni non siamo stati come avremmo dovuto, soprattutto sulle corsie esterne, la parte bassa, mi riferisco soprattutto nella fase finale dell'azione del Siracusa, abbiamo concesso qualcosa di troppo e non siamo riusciti a mettere la giusta pezza dove già precedentemente c'era stato qualche piccola ingenuità. A volte siamo un po', come dire, non siamo molto cattivi, lasciatemi passare il termine, anche nella difesa di alcune palle che invece andrebbero gestite in maniera diversa e non sempre provando a giocare, che è nel nostro DNA, ma a volte occorre anche che la palla prenda una traiettoria o una distanza diversa da quella che di solito siamo abituati a vedere. Quindi in alcune situazioni abbiamo concesso sì qualcosa di troppo, dobbiamo migliorare, dobbiamo soprattutto cercare di essere più concreti in alcune situazioni. Mister, buonasera. Buonasera. A sentire l'allenatore del Siracusa è sembrato che oggi ha giocato solo il Siracusa, io ero un'analisi che assolutamente non ho condiviso, soprattutto si è lamentato tanto degli episodi arbitrali, del calcio di rigore, eccetera eccetera. Io invece ritengo e le chiedo insomma con forza da questo punto di vista, secondo me se oggi Dumbia fosse stato più lucido nelle scelte, perché molto spesso ha fatto delle scelte un po' equivoche, tiro, non tiro, passo, non passo, forse avremmo vinto con più gol di scarto secondo me. Grazie. Allora, per quanto riguarda l'analisi del collega, ognuno dice ciò che vuole, non entro in merito, potrebbe dire anche che oggi abbiamo giocato con tre palloni, per me non ha nessuna rilevanza. Per quanto riguarda la fase conclusiva di diverse azioni dove ci è mancato l'ultimo passaggio, faccio brevemente l'elenco, ma potrei anche evitare Caturano nell'occasione del gol del primo tempo. Dumbia due volte, ha messo due Pacili il secondo tempo, anziché tirare da posizione defilata avrebbe potuto servire i suoi compagni che erano in corsa.
E quindi da questo punto di vista condivido che la precisione e la lucidità in quei momenti non ci ha assolutamente accompagnati, come non ci ha accompagnati secondo me anche nelle azioni del gol che abbiamo subito. E quindi da questo punto di vista dobbiamo fare un, definiamolo mia colpa, però sul risultato penso che proprio in virtù dell'elenco appena fatto non ci sia discussione dal mio punto di vista. Buonasera mister. Buonasera. I siciliani contestavano le due mancate espulsioni di Perucchini e Dumbià. Lei come ha letto questi due episodi? E poi le volevo chiedere, visto che ha parlato di cattiveria, ha detto poco fa ci manca un po' di cattiveria, come si può e come farà lei a far acquisire alla squadra proprio quella cattiveria che a nostro giudizio, a mio giudizio, serve molto proprio per andare fino in fondo, no? Andare fino in fondo in questo campionato. In realtà non si può allenare la cattiveria, cioè se uno nasce buono non può diventare cattivo all'improvviso, però calarsi in questa dimensione della Lega Pro comporta anche sapersi adattare a un certo tipo di campionato che non sempre richiede solamente giocate di fino o di tacco o di punta, occorre anche quella giusta dose di la definiamo cattiveria, ma si può chiamare anche in altra maniera, e per rendere meglio il concetto essere a volte più pratici, ecco, io cattiveria definisco anche questo, no? Non rischiare quando magari la squadra avversaria è in un momento positivo e quindi essere ancora più pratici. Se significa anche un po' non essere se stessi, chi se ne importa? Alla fine quello che conta è il risultato. Poi noi proviamo ad arrivarci attraverso il gioco, ma se una volta non ci arriviamo l'essenza, poi quello che conta tra 10 anni ci ricordiamo il risultato del 2-1, non ci ricordiamo quante occasioni da gol abbiamo fatto. Quindi io intendo questo per praticità e per cattiveria. L'altra domanda? I due episodi. Quello di Dumbià non l'ho visto, lo devo rivedere. Se ha fatto ciò di cui loro lamentano, non lo so, ne parlerò con il ragazzo lunedì. L'espulsione di Perucchini penso che non ci fosse neanche il fallo e quindi parliamo di un rigore, mi perdone l'arbitro, inventato, e quindi non commento un qualcosa che non c'era, anche se di solito sono abituato a non commentare. Sì, io invece su Costa Ferreira forse ha fatto ancora di più di quanto ci si aspettava a livello di minutaggio, intendo, no? Fino all'ottantesimo praticamente è sembrato. È stato onesto, perché ha chiesto lui stesso il cambio e per certi versi mi ha un po' meravigliato. Mi aspettavo che facesse un primo tempo ad alta intensità e calasse nel secondo, invece è stato un crescendo, è partito un po' piano e poi si è ripreso. Alla fine ovviamente stiamo parlando dell'ottantesimo, non ce la faceva più ed è giusto anche tra virgolette che fosse così, perché viene da una preparazione un po' diversa dalla nostra, ma soprattutto da un infortunio, da una recidiva, da un infortunio precedente che lo ha penalizzato anche nel lavorare nella squadra precedente. A volte è giusto ricordare, no? I gol degli attaccanti eccetera eccetera, però mi sembra il caso oggi di ricordare la prestazione che ha fatto Perucchini, insomma un calcio di rigore parato nel primo tempo, un intervento importante, questi sono due gol pure, anche sul portiere. L'abbiamo preso perché, uno, perché ce l'avete chiesto voi, e due, perché è bravo. Cosa ha pensato mister quando ha saputo poco fa che il Foggia, che Taranto ha battuto il Foggia per 2-0? Che pensiero le è venuto? Il primo pensiero che ho detto, perbacco, siamo primi, è stato proprio il primo, la verità. E poi sono ritornato un po' sulla terra, ho detto, ma vuoi dire che questo campionato veramente fino alla fine ci dirà alla fine chi sarà la protagonista assoluta? E confermo ciò che dicevo una settimana fa dopo una sconfitta, che in questo campionato nulla è scontato, non avevamo la depressione, anche se oggi in qualche momento forse abbiamo pagato un po' di nervosismo, un po' di eccesso di voler in tutti i costi arrivare immediatamente a chiudere la partita, e non ci esaltiamo oggi
che vediamo la classifica, vediamo che siamo di nuovo su di 2 punti, e quindi un campionato difficile che avrà ancora, secondo me, dei cambiamenti, che meno partite mancano più diventa difficile prendere punti. La testimonianza è contro il Siracusa oggi, che secondo me ha fatto la sua onesta partita, dove noi abbiamo preso 6 punti contro questa squadra che invece contro le altre ha addirittura vinto. E quindi rimango della mia convinzione che fino in fondo bisogna essere determinati, perché una partita fatta male o una partita fatta bene non cambia, diciamo, il nostro obiettivo soprattutto, ma il percorso sappiamo che è difficile e tortuoso. Quindi. Il mercato lasciato da Gian Vicente, allora, con quale vuole difficoltà di trovare visto che dopo il mercato le 4 di testa a turno, ultimo oggi in Foggia, sono in forze vincenti, c'è qualcosa di, la necessità di risistemare qualcosa? Il mercato è terminato da 11 giorni, e la settimana scorsa il Foggia ha vinto, noi invece no, non abbiamo cercato di trovare responsabili negativi in questo caso, in gente che invece sono venuti per darci una mano. Quindi, per quanto mi riguarda, credo che trovare gli equilibri immediatamente per i nuovi non è semplicissimo, sta a noi metterli nelle condizioni migliori e a loro, visto che il tempo è pochissimo, di anticipare un po' quelli che possono essere i progressi.